L'incontro si è tenuto al Teatro Sociale nella serata di ieri alla presenza di tutti i sindaci, incontro voluto, organizzato da COSRAB. Questa mattina abbiamo raggiunto il presidente Gabriele Bodo per capire insomma che cosa è stato discusso nei dettagli e i sindaci in che modo hanno accolto queste notizie, queste informazioni. Buongiorno, ma innanzitutto volevo sgombrare un po' il campo da quelli che sono stati i dubbi e le inesattezze che avevo letto sui media e nei giornali dei giorni scorsi. Ieri non veniva presentato nessun progetto, non veniva valutato nessun progetto, semplicemente, visto che comunque il tema dell'inceneritore è un tema importante che tocca la salute, per cui deve essere trattato con le dovute cautele, come COSRAB, rappresentanti di tutti i comuni, ci era sembrato a livello di CDA utile approfondire e capire un attimino meglio che cosa comporta eventualmente avere sul territorio, come ricadute ovviamente a livello ambientale, un termovalorizzatore. Per far questo sono stati invitati 3 accademici che quindi hanno esposto ognuno per il loro settore di competenza quelle che appunto sono state le deduzioni, gli studi, le analisi e le loro conoscenze. Qualcuno insomma ha espresso qualche opinione, come è andata? Ma allora, premesso che la discussione verteva su caratteri puramente tecnici, per cui le decisioni politiche poi verranno prese ovviamente in altre sedi. Ovviamente poi c'è stato un minimo di dibattito, ci sono state delle domande di approfondimento fatte ai 3 relatori. Allora, intanto sulla questione ambientale siamo tutti d'accordo, l'ambiente va rispettato e tutelato. In questo momento però, per quanto riguarda il biellese, ci troviamo in una situazione un po' difficile. I nostri rifiuti di fatto vengono trasportati in Lombardia con un conseguente costo nelle bollette, così? Sì, è così. Allora, i nostri rifiuti di fatto vengono trattati meccanicamente nel polo tecnologico di ASRAB, giù a Cavaglià, dopodiché vengono caricati su dei camion e vanno in incenerimento a Brescia. Ovviamente c'è un discorso di costi, perché il trasporto costa, l'incenerimento costa. Chiaramente, e anche facendo base su quello che è la legge regionale del 2018, che dice appunto che ogni ambito dovrebbe organizzarsi per trattare i propri rifiuti, avendo noi chiuso la discarica in questo momento ci troviamo in difficoltà, perché appunto non abbiamo impianti che sono destinati al trattamento dei rifiuti che produciamo.